Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram. Vi sto mostrando circa 1000 euro tenuti in mano in quattro carte. Non sono pazzo, è veramente così. E di queste bellezze ne ho altre 6, per un totale di 10. Pensate quanti soldi che ho buttato via. Nah, non è un video per tirarmelo. E poi lo sapete, non sono neanche quel tipo di persona. Queste, signori miei, sono carte di Magic, per chi non avesse mai vista una. Nella fattispecie si chiamano Terre Doppie, Dual Lands. Perché queste carte costano così tanto? Magic è un gioco nato nel 1993, quindi festeggerà presto i 26 anni di vita. Quelle carte sono state stampate solamente agli albori del gioco, nei primi anni. Non solo, perché Wizard of the Coast ha giurato solennemente di non ristampare mai alcune tipologie di carte contenute in una lista chiamata Reserved List. Le terre doppie, infatti, sono nella lista Reserved. Perché è successa questa cosa? Sostanzialmente, quando il gioco era appena nato, si voleva invogliare le persone a investire all'interno di questo marketing. Il brand ha avuto un successo assolutamente strepitoso e ad oggi è il gioco di carte collezionabili più famoso e conosciuto al mondo. Quella promessa della Wizard ha fatto miracoli, perché tante persone, invogliate dall'idea di non aver mai più un oggetto simile in futuro, hanno comprato tantissime bustine e hanno sbustato tantissime, tra le altre, terre doppie. E se dopo 26 anni il valore di una cosa sta continuando a crescere, è perché ci hanno visto giusto, sono stati bravi. Questa è una copia di FIFA 19, invece. FIFA è un gioco conosciutissimo, è anche forse uno dei giochi più giocati sul web. Io stesso avevo un canale interamente dedicato a questa cosa. E sappiamo benissimo che i crediti di FIFA costano un sacco. Oddio, adesso non so neanche più se li vendano i siti esterni ai crediti. Ci sono ancora? Credo di sì, perché qualcuno mi scrive ancora in email. Ma qual è il punto focale del discorso? Perché vi sto rompendo le palle con qualcosa che sembra non incontrarsi mai? Il collezionismo è cambiato, ragazzi. È assolutamente mutato. Cos'hanno in comune le carte di Magic con FIFA? Beh, qualcosa di veramente, veramente inaspettato. Ovviamente il mercato deve seguire il collezionismo che cambia. E se cambia il collezionismo, cambia anche il mercato. Dal 2019, infatti, Magic sarà un e-sport a tutti gli effetti, come lo è FIFA. Questo per dirvi che la gente osa spendere, ama spendere molto di più i suoi soldi in qualcosa di digitale che non puoi toccare, piuttosto che qualcosa di cartaceo e che mantiene il suo valore anche negli anni. Io sì, quasi speso più di 1000 euro per comprare questi 4 pezzi di cartone, ma mi diverto un sacco, ci gioco spesso con gli amici, vado ai tornei e cerco anche di migliorarmi, perché non è assolutamente facile giocare a Magic, soprattutto quando giochi Legacy, quindi con le terre doppie. Stessa cosa faccio con FIFA, ci gioco tantissimo, voglio migliorarmi, ogni tanto se voglio migliorarmi potrei comprare dei FIFA Points o comunque dei crediti che vanno a migliorare la mia rosa e quindi mi rendono più forte. Paradossalmente tra 26 anni potrei vendere un'altra volta il mio mare sotterraneo pagato, che ne so, 300 euro a magari 400 euro, perché il mercato lo porta in alto. Tra 26 anni potrei prendere i miei crediti di FIFA 19 e infilarmeli dove non batte il sole, sostanzialmente perché non hanno più né utilità né valore. E allora perché investire così tanto in qualcosa di digitale piuttosto che investire ancora di più, ma in qualcosa che ti frutterà ancora di più, che comunque ti rimarrà lì per tutta la vita? Sostanzialmente perché a FIFA 19 ci posso giocare in qualsiasi momento nell'intimità della mia camera, mentre con Magic o comunque col Magic cartaceo devo giocarci in determinate condizioni, con determinate persone e in determinate fasce di tempo. E chi se ne frega se poi finiremo di spendere di più per qualcosa che non possiamo avere e che tra un anno solare non varrà più niente? L'importante è divertirsi al momento. Signori miei, benvenuti nel futuro. Signori miei, addio collezionismo. E detta sinceramente, non so capire se questo è un bene oppure un male.